parte anche dal Festival del Gelato, migliaia di persone in fila all'Ice Cream Week per le delizie dei maestri italiani. La corrispondente Barbara Gruden. Attraversiamo la città per mangiare il gelato da Gianni, perché ha le classiche coppe italiane. Grazie a lui ci sentiamo in vacanza in Italia. La famiglia De Zordo è sbarcata in Germania negli anni 60, fa parte di quella schiera di artigiani che hanno fatto conoscere ai tedeschi la dolcezza del freddo. L'erede di questa tradizione è ora Pier Giorgio. Il gelato artigianale italiano è un fiore all'occhiello, un made in Italy che in Germania ha avuto molto successo e continua ad averne fortunatamente. In questa prima giornata di primavera è proprio il CONO ad annunciare nuove libertà. La ristorazione è aperta ancora solo per l'asporto e il gelato è una perfetta merenda anti-Covid, tanto che il Berlino Ice Cream Week mobilita migliaia di persone. Alla ricerca di gusti classici o innovativi, Cuore di Vetro ha fatto parlare di sé per un gelato con il tabacco. Guido e Angelica si definiscono gelatai 2.0. I nostri gusti, diciamo, sono sempre piaciuti molto, anche quelli più creativi, un po' più pazzi. Dopo aver atteso anche un'ora in fila, un momento dolce che lega la Germania all'Italia. Vin Italian, bell'amore, eh?